Buonasera a tutti, buonasera a tutte, siamo in tanti. Io invito a stare vicini ma a stare distanti, come è già stato detto, e a fare un applauso a chi ci sta accompagnando questa sera, perché poi la serata continua e continuerà. È una serata di festa, è una serata che abbiamo voluto per stare ancora una volta insieme in una campagna elettorale che è stata particolarmente lunga, particolarmente intensa e per certi versi anche brutta, perché a parlare di contenuti mi sembra che siamo stati in pochi e a parlare degli altri sono stati in tanti. Noi abbiamo preferito parlare di noi, parlare dei nostri contenuti e ci sarebbe tanto da dire, perché anche in questi giorni abbiamo lavorato per la nostra città, abbiamo fatto una delibera di giunta lunedì, abbiamo fatto il consiglio comunale ieri, abbiamo fatto un'altra giunta oggi, perché fino all'ultimo ci siamo presi la responsabilità di fare quello per il quale chiediamo ancora il voto, cioè amministrare e amministrare bene la città di Treviglio. Abbiamo dedicato questo periodo non alle campagne elettorali come qualcuno sta facendo, cioè a far finta di andare a incontrare la gente, i cittadini, i comitati. Noi siamo andati in tutti i 5 anni in cui siamo stati in amministrazione, l'abbiamo fatto nel periodo più difficile, quello della pandemia, dando credo il massimo, tutto quello che avevamo per aiutare i nostri cittadini e la nostra città. Continuiamo a farlo con un obiettivo solo, che è quello di arrivare a lunedì pomeriggio a festeggiare la vittoria con un voto per la nostra squadra e non contro gli altri. Questo credo che sia il tema essenziale. Stiamo sentendo parlare di cambiamento, ma il cambiamento siamo stati e il cambiamento siamo noi, perché la città di Treviglio l'abbiamo cambiata noi in 10 anni di amministrazione, l'abbiamo cambiata nell'estetica, in una piazza che fino a 10 anni fa non era quella che vediamo oggi, l'abbiamo cambiata nelle periferie, nei quartieri, nei servizi, l'abbiamo cambiata nella percezione che hanno gli altri della città di Treviglio. Oggi Treviglio è una città che viene vista da molti come un riferimento vero e non solo geografico, è un riferimento per la buona amministrazione, un'amministrazione che ha i conti a posto, che paga le fatture in anticipo rispetto alle scadenze, che ha ridotto l'indebitamento, che continua a mettere in pista opere e cantieri che generano indotto, portano servizi alla città e generano anche lavoro. È una città che ha una sua identità, che è rimasta forte, è una città dove le imprese investono e vengono ad investire perché vedono una città che ha futuro e perché vogliono dare qualcosa al territorio, una città attenta alla cultura, alla scuola, è una città dove nessuno è stato lasciato indietro e dove c'è stata grande attenzione a tutti. È una città, Treviglio, che ha sempre avuto anche un forte spirito della democrazia, del rispetto delle istituzioni. E a me dispiace che stasera noi siamo qui a festeggiare, perché quella di stasera per noi è la nostra festa di fine campagna elettorale, e di solito è sempre stato così a Treviglio, si organizzano le feste della fine campagna elettorale prima dell'ultimo giorno utile, che sarà il venerdì, e il venerdì a Treviglio è sempre stata tradizione che i sindaci, i candidati venissero sul palco allestito in varie zone a seconda dei periodi storici e secondo un sorteggio parlassero i cittadini, ci fosse un confronto non diretto ma a distanza, e quindi è stata fatta anche quest'anno una riunione, abbiamo sorteggiato gli orari in cui utilizzare questo palco, abbiamo definito le regole, però qualcuno oggi, leggiamo dei giornali perché in comune non era stato ancora comunicato, venerdì non sarà su questo palco, e io credo che non sia una mancanza di rispetto nei nostri confronti, anche se mi avrebbe fatto piacere sentire per una volta dal vivo, senza domande preparate prima, senza gente che sia preparata e prenotata in un teatro chiuso, senza andare in una televisione che pochi vedono, mi sarebbe piaciuto un confronto vero sui contenuti. Ecco, qualcuno non ci sarà, perché un candidato ha fatto una cena ieri, un candidato abbastanza misterioso, perché fino ad oggi non l'abbiamo visto, non sappiamo come sia arrivato a Treviglio, forse anche lui ha parlato spesso, mi dicono che a Treviglio, mi piacerebbe sapere con che grande spirito di amore per la città ha scelto di candidarsi. L'altro candidato chiuderà con un karaoke e va bene, e l'altra candidata, che dovrebbe essere la principale rivale, chiuderà Castelcerreto,
E noi siamo contenti perché Castelcerreto è nel cuore di tanti di noi e nel cuore di tutti noi. Ma a me dà fastidio che si chiuda Castelcerreto dicendo che loro sono quelli attenti ai quartieri e alle periferie e soprattutto che loro sono quelli che si distinguono. Si distinguono perché sono diversi, perché non vengono in piazza. Perché se venissero in piazza la gente avrebbe l'opportunità di sentire il candidato 1, il candidato 2, il candidato 3 e il candidato 4. Ma è più facile andare a Castelcerreto, così probabilmente ci saranno soli loro e qui noi speriamo invece che venga qualcuno ad ascoltare anche noi. Ecco, a me dà fastidio questo, dà fastidio il poco rispetto delle istituzioni e dà fastidio segnare il cambiamento e l'essere diversi. Io sono contento di essere diverso da loro perché io ho visto la mia squadra lavorare sui contenuti, ho visto la mia squadra essere coerente, ho visto la mia squadra metterci la faccia parlando soprattutto di noi e mi dispiace che venerdì non ci sia la continuità di questa tradizione. Mi dispiace molto perché credo che il rispetto dei cittadini, delle istituzioni, la serata di venerdì non è una serata per i candidati. Venerdì i giochi sono fatti, la gente vuole sentire le idee che abbiamo, come le esponiamo. Ecco, andare a Castelcerreto ha messo tanto di scappare dal confronto e di scappare un po' anche da quello che è lo spirito democratico, anche perché noi Castelcerreto abbiamo grande attenzione, è un tema centrale che molti stanno cavalcando, quello dell'autostrada, il collegamento Bergamo-Treviglio, e a me non piace che si vada a dire che noi siamo i barbari che distruggeranno il territorio raccontando tante tante balle. Noi l'abbiamo scritto una pagina intera del nostro programma elettorale, abbiamo espresso in modo chiaro qual è la nostra posizione sul collegamento Bergamo-Treviglio, abbiamo candidati di Castelcerreto e abbiamo semplicemente la responsabilità di amministrare la nostra città, che vuol dire evitare quello che è successo con Brebemi e quindi restare fuori dai tavoli, ma essere partecipi ai tavoli proprio per fare l'opposto, cioè per tutelare Castelcerreto, la Geromina e il territorio di Treviglio, come abbiamo fatto con la cava della Vailata. Noi saremo qui venerdì alle 21, rispetteremo comunque l'impegno, il verbale che è stato fatto, gli accordi che sono stati presi e continueremo in questi giorni, all'appello che faccio a tutti i nostri candidati, a parlare del nostro programma elettorale, un programma elettorale che stiamo distribuendo, un programma elettorale che abbiamo raccontato, un programma elettorale che si basa però, secondo me, su una consapevolezza e una certezza. La consapevolezza e la certezza che noi non stiamo andando a fare promesse, noi stiamo andando con la credibilità e la faccia di chi ha fatto le promesse 10 anni fa e le ha mantenute, di chi ha fatto le promesse 5 anni fa e le ha mantenute, di chi promette oggi e sicuramente manterrà gli impegni presi con gli elettori. E lo farà perché ha una squadra compatta. Oggi ho letto descrivere la nostra squadra come una squadra divisa, i coltelli sotto i tavoli. C'è una piccola differenza. Noi siamo una squadra che è cresciuta, che si è allargata, che ha riunito il centrodestra, che ha riunito tanti amici sulla base del lavoro che abbiamo fatto, non dei giochi politici. E noi, se il 5 ottobre riusciremo a ottenere un risultato peraltro storico, cioè la vittoria al primo turno, subito sapremo e potremo amministrare la nostra città. Io non sono convinto che dall'altra parte il 5 ottobre saranno in grado di amministrare la città, perché la differenza l'abbiamo fatta nei fatti, la differenza l'abbiamo fatta nei momenti difficili, la differenza l'abbiamo fatta nella scrittura del programma elettorale. Abbiamo messo insieme i bisogni della città e le sue ambizioni, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo messo insieme la conoscenza del nostro bilancio, delle risorse che abbiamo e le competenze che abbiamo. Abbiamo deciso di scrivere un programma elettorale che magari non ha buttato in là qualche sogno per far sognare o per attrarre le persone, ma che è molto realistico e soprattutto che risponde a quelli che sono i bisogni della città di Treviglio oggi. Treviglio è una città che deve continuare a crescere, mantenendo forte la propria identità, è una città che deve consolidare i servizi e portarne di nuovi, e abbiamo detto anche in questi giorni che i due servizi più importanti che ci impegniamo a portare a Treviglio sono l'università con dei master, perché è importante completare i percorsi di studi anche nella nostra città, e un servizio diurno per disabili che purtroppo manca ed è un impegno preciso che avevamo già iniziato a percorrere e che vogliamo completare nel prossimo mandato. È una città che deve continuare a trarre risorse, abbiamo portato a Treviglio 30 milioni di euro di contributi, 8 milioni aspettiamo gli esiti dei bandi, è una città che ha bisogno di un'amministrazione che garantisca continuità.
E la continuità non la garantiscono solo le persone. E peraltro io sono fiero, orgoglioso di aver amministrato per 10 anni con persone che sono state anche le stesse, ma questo vuol dire che abbiamo lavorato insieme, che c'è stato un gruppo che è stato riconosciuto e che alle spalle, lo vediamo anche stasera, ci sono tante tante persone che ci mettono la faccia, credono in quello che facciamo. È successo nel 2016 e io ringrazio ancora una volta anche Beppe Pezzoni, che è stato ai tempi protagonista, è stato insieme a noi, ha iniziato lui il percorso che ha cambiato la città di Treviglio. Io credo di averlo portato avanti nel modo migliore, di aver contribuito a rendere Treviglio la città che vediamo oggi, una città dove si guarda il pelo nell'uovo, dove si dice si potrebbe fare un evento in più in Piazza Setti, peccato che prima non si potevano fare perché non c'era la piazza, una città dove si dice bisognerebbe avere un impianto sportivo in più, peccato che gli impianti sportivi che c'erano non erano praticabili, sicuri e omologati, e noi li abbiamo resi sicuri, omologati e praticabili, perché è sempre facile, no, fare opposizione e farla in questo modo. Noi abbiamo scritto 32 pagine di programma elettorale, lo trovate qui, lo trovate sui social, e abbiamo toccato tutte le sensibilità della nostra città. Non abbiamo lasciato niente sul tavolo perché abbiamo lavorato tutti insieme. Abbiamo lavorato con un solo obiettivo, quello di essere qui il 5 ottobre, e lo dico subito, se perderemo, perderemo a testa alta, da squadra, se vinceremo, vinceremo tutti assieme, perché siamo stati e siamo una grande squadra, e ringrazio tutti i miei candidati. Io non credo che perderemo, ma vi lascio una riflessione. Noi abbiamo un'opportunità davvero storica, che è quella di provare a chiudere la partita al primo turno. Per farlo dobbiamo partire dalla consapevolezza, dalla forza che abbiamo. Per farlo non dobbiamo dare niente per scontato, per farlo dobbiamo andare a prendere ogni singolo voto, e ogni singolo voto andiamo a prenderlo continuando a parlare di noi, facendo legge e programma elettorale, motivo per cui anche in questi giorni lo stiamo distribuendo, e parlando di quello che abbiamo fatto, perché è evidente, è testimonianza di un'amministrazione che si è spesa tanto anche personalmente, e di quello che faremo. Abbiamo questa grande opportunità, aiutateci a coglierla, non tanto per noi stessi, ma perché io credo che il sottoscritto e la sua squadra rappresentino oggi la miglior garanzia per la città di Treviglio, che è una città che deve guardare avanti e non guardare al passato, che è una città che non deve, come è successo oggi, rincorrere i comitati che chiedono di dichiararsi antifascisti, tornando a anni in cui realiste assurde, perché noi siamo contro ogni dittatura, non abbiamo bisogno di dichiararlo, non abbiamo bisogno di dare la sponda a chi sposta la campagna elettorale su temi che nulla c'entrano con Treviglio. Nel nostro mandato abbiamo sempre parlato di Treviglio, anche in consiglio comunale, non abbiamo mai usato la forza della nostra maggioranza per portare questioni ideologiche, abbiamo sempre pensato solo al bene di Treviglio e della nostra città. E allora, se vogliamo bene a Treviglio, domenica 3 e lunedì 4 ottobre andiamo a votare, votiamo per la squadra giusta, che io credo sia quella che presentiamo stasera, e soprattutto andiamo convinti. Non è un voto solo perché mi sta simpatico qualcuno, ma è il voto alla competenza, all'esperienza, alla disponibilità, all'ascolto, alle persone che si sono spese in prima battuta, a una squadra unita e compatta, ai valori del centrodestra che noi rappresentiamo, e a una squadra che davvero, davvero, davvero io ringrazio anche stasera, perché è stato particolarmente duro, particolarmente lungo questo percorso. È stato difficile amministrare e fare campagna elettorale, ma io credo che l'abbiamo fatto bene. E venerdì, anche se saremo da soli, noi saremo qui alle 21 per parlare delle nostre idee, ma soprattutto per fare come stasera festa, perché una città è bella da vivere se ci si sta bene. E io credo che vedere immagini e tante persone come stasera sia il più grande successo che noi abbiamo ottenuto, cioè quello di riportare i trevigliesi a essere orgogliosi della loro città, a vivere la loro città, a voler vivere la loro città. E quindi viva Treviglio, viva il centrodestra, lunedì 4 ottobre abbiamo una grande opportunità, pioverà, non pioverà, l'ombrello esiste, andate a votare, votate per noi, costruiamo questo grande sogno, diamo continuità alla nostra squadra, andiamo a vincere, e poi se vinceremo a sto punto andremo anche noi tutti a Castelcerreto
dove non andiamo solo in campagna elettorale, ma siamo andati per 5 anni nelle case comunali, nei quartieri, dai comitati, dalle associazioni, nelle scuole. Abbiamo fatto la giunta itinerante. Ecco, diffidate dalle imitazioni. Non siamo 200.000 come erano loro venerdì, perché venerdì dovete sapere che qui c'erano 200.000 persone, così ha scritto la stampa, e va bene, siamo solo 100.000, stasera l'ha detto anche la questura, e quindi ragazzi, 100.000 abbiamo già vinto le elezioni. Datevi da fare, andiamo a vincere! E adesso mi fa piacere chiudere chiamando dei rappresentanti della nostra squadra e li chiamo velocemente, non parleremo tanto, un minuto a testa, ma proprio un saluto, perché lo spirito è quello di stasera, un ottimo salame, della buona musica e lo spirito di stare tutti insieme. Quindi li chiamo velocemente per la Lega Roberta Morigi e Jacopo Riganti. Per Io Treviglio, Pinuccia Brandina, che porta anche un messaggio del dottor Bonalumi. Forza Italia, Unione di Centro, Michele Bornaghi e credo sia arrivata Annalisa Rigoni. Fratelli d'Italia, Valentina Tugnoli, Stefano Scacca Barossi. Con Mangano per Treviglio, Basilio Mangano e Valentina Grossi. Salute Futuro, Oreste Risi e Enzo Franciamore. Venite più avanti, venite davanti, allargatevi qua. Allora andiamo proprio rapidamente, abbraccio. Prima i giornalisti mi hanno detto cosa dirai stasera, a parte che anche quando scrivo qualcosa poi tanto vado a braccio. Poi stamattina mi sono svegliato, ho letto che venerdì saremo da soli, ho detto parliamo anche di quello, così non fa mai male. Credo sia la prima volta nella storia però che non ci sono i comizi finali e credo che sia significativo di questa campagna elettorale. Noi ci siamo e ci saremo come sempre. Prego, Roberta Morigi della Lega. Grazie a tutti, innanzitutto è bellissimo vedervi qui a condividere con Yuri Meri e la sua squadra questo momento di convivialità, di aggregazione. Io voto Yuri Meri, confido in lui, è capace, competente e il 3 e il 4 mi raccomando. Per favore, domenica andate tutti a votare, esercitate questo diritto, questa libertà che vi è data di esprimere il vostro desiderio, il vostro voto, ditelo agli amici, ditelo ai familiari, ai vicini di casa. Noi ci crediamo e confidiamo in voi. Grazie. Pinuccia Brandina ci porta, eccolo là, primo Giroletti famoso per la lotteria e per i biglietti. Lui ti dice uno costa un euro, uno un euro, due due euro, tre tre euro, grande Giroletti, affare fatto. Allora Pinuccia ci porta il saluto di un candidato che non può essere presente stasera, perché tra l'altro stasera qui sotto ci sarà anche un convegno organizzato dal PD sulla salute, sulla sanità, è un tema che qualcuno ha cercato di fare proprio come se a noi non interessasse del nostro ospedale, delle nostre strutture, della nostra sanità. Non è così, anzi abbiamo all'interno della squadra 20 operatori sanitari, uno di questi è il dottor Bonalumi, rianimatore 118, che non può essere presente ma tramite Pinuccia fa arrivare il suo messaggio. Grazie Yuri, buonasera a tutti e a tutte. Sì, ho questo messaggio del dottor Bonalumi che è di turno in sala operatoria e però ha voluto mandare davvero una testimonianza molto positiva, a differenza probabilmente di quello che succederà qua sotto con critiche sterili che conosciamo da tempo. Per fortuna i tempi a dir poco terribili passati durante la prima ondata del Covid sono un ricordo, anche se per qualcuno di noi è un ricordo molto vivo. Si parlò di guerra, di trincee, ma mai di disfatta. Grazie all'impegno di tutti, medici, infermieri, OSS, fisioterapisti, logopedisti,
e idraulici, sì, anche idraulici, chiamati anch'essi in causa per costruire degli erogatori di gas artigianali, ma perfettamente funzionanti. La mobilitazione della società fu generale, consentendo un incremento di respiratori e di altri device necessari per assistere e affrontare l'emergenza. Giunsero medici e infermieri da altre regioni e da altri stati. Il numero era talmente elevato da necessitare di una centrale operativa in grado di indirizzare in altre strutture i pazienti intubati. Cosa aggiungere? Sebbene oggi si possa dire di essere più pronti e meglio forniti, speriamo di non affrontare più quello che abbiamo affrontato nel 2020. Queste sono le nostre testimonianze, questi sono i nostri operatori sanitari. Basta critiche, non ne possiamo più. E la regione non ha fatto questo, e il comune non ha fatto questo. Le testimonianze sono il valore aggiunto di una sanità che ha saputo affrontare un'epidemia, una pandemia straordinaria. Grazie a tutti. Forza Italia UDC, Michele Bornaghi, Annalisa Rigoni, prego. Siamo ormai quasi al termine della campagna elettorale e a mio avviso, a avviso della dottoressa Annalisa Rigoni e tutti noi candidati, è il momento di dire grazie. Di dire grazie in prima persona a Iuri, che ha condotto e coordinato brillantemente questa campagna elettorale, di dire grazie a tutti gli amici che ci hanno sostenuto durante tutto questo percorso. È il momento anche ovviamente di invitare tutti i trevigliesi a recarsi alle urne. Vorrei ricordare che, a mio avviso sempre, il voto è un momento di libertà, è un momento soprattutto direi di responsabilità verso tutta la comunità. Chiuderei con un augurio a tutti noi trevigliesi, l'augurio di coricarci il 4 di ottobre avendo Iuri Meri sindaco. Oggi è anche il 29 settembre, come giustamente ricordava lei prima, e pertanto da Treviglio mi piacerebbe rivolgere l'augurio per gli 85 anni di Silvio Berlusconi. Dopo ci sarà una sorpresa anche per quello, mi dicono. Bene, Fratelli d'Italia, Valentina Tugnoli, Stefano Scalcabarossi. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti, e sono ringraziamenti ovviamente a te, Iuri, perché hai saputo guidare questa squadra perfettamente. Ma sono ringraziamenti a tutti coloro i quali sono stati vicini a noi. Ciao Mario. Sono stati vicini a noi durante questa campagna elettorale, perché come una squadra e come hanno ben insegnato i campionati europei che noi insomma abbiamo portato a casa e come ha insegnato la nostra nazionale italiana, conta la squadra, conta chi è in campo, quindi contano i giocatori, in questo caso i candidati, ma conta l'allenatore, ma contano soprattutto anche le seconde linee, chi è dietro, chi allena, chi fa parte dello staff tecnico. Quindi grazie a chi non è candidato ma era sempre al nostro fianco, e ovviamente complimenti ancora all'Italia che ha vinto gli europei. Mi piaceva stasera avere al mio fianco Stefano, perché con lui abbiamo aperto a dicembre la campagna elettorale, indicando appunto in Iuri Meri il nostro candidato sindaco, e quindi idealmente mi piaceva chiuderla con accanto Stefano, che è uno dei nostri giovani della lista e che è insomma il futuro di quello che sarà appunto il nostro circolo di Fratelli d'Italia. Anch'io chiudo dicendo che dobbiamo andare a votare, dobbiamo convincere tutti, noi ovviamente andremo, ma dobbiamo convincere tutti i trevigliesi ad esprimersi, perché anche se non la pensano come noi,
noi crediamo davvero nella democrazia, quindi più vanno a votare più sarà indicativo il voto che verrà espresso, per cui insomma buon voto a tutti, cerchiamo di convincere tutti i nostri amici e chi anche non la pensa come noi ad andare a votare e esprimere la propria preferenza insomma verso qualcuno, e è lo strumento più potente che abbiamo, quindi grazie mille, buona serata e viva Treviglio! Continuiamo con Oreste Risi, che eccolo qua, Oreste Risi, Enzo Franciamore, la lista si chiama Salute e Futuro ed è già quello significativo del nostro impegno. Ora passa Enzo. Grazie a tutti, grazie a Iuri che ci ha condotti alla grande fino a qui. Io ringrazio tutti i miei amici che hanno partecipato con me a questa avventura e spero che sia un'avventura, una bella avventura che non finirà qui. Passo la parola a Enzo Franciamore, che è stato uno di quelli che nella pandemia ha lavorato tantissimo, ha fatto centinaia di migliaia di tamponi e quindi anche lui è uno di quelli che ha in prima persona assistito a questa pandemia, ma che grazie al sacrificio di tutti gli operatori sanitari e in questo momento in regressione. Prego Enzo. Ciao a tutti, sono Enzo Franciamore, come ha detto Oreste, sono un operatore sanitario che lavora presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Treviglio. Come seconda linea, perché non siamo in prima linea, abbiamo fatto la tracciabilità di migliaia e migliaia di tamponi, abbiamo eseguito centinaia di migliaia di tamponi. Grazie anche al sindaco che ha messo a disposizione la fiera, sia per l'esecuzione dei tamponi, per il tutto, anche per la vaccinazione. Scusate l'emozione, però non sono avvezzo a queste situazioni. La prima cosa importante è una, andare a votare il 3 e il 4. Io ho scelto Iuri Meri, noi abbiamo scelto Iuri Meri, grazie all'amico Oreste. Quindi andare a votare, scegliete noi per continuare anche questo percorso di tracciabilità e di tutto. Scusate l'emozione. Come diceva Pinuccia, abbiamo una squadra che unisce tante competenze, tante esperienze, e sono quelle che ci servono poi per scrivere il programma elettorale, ma soprattutto per cogliere ogni giorno i bisogni della nostra città. Prima della foto di gruppo, l'ultima lista, non ultima ovviamente per l'importanza all'interno della squadra, la lista con Mangano per Treviglio, Valentina Grossi e Basilio Mangano. Grazie Iuri e grazie a voi che siete questa sera con noi. Io non parlo questa sera, sono uno di quei coloro i quali dicono sono sempre gli stessi. Io sono uno di quegli stessi che ha fatto 25 anni di opposizione, ha creduto nella politica vera, ha creduto in Treviglio, ha lavorato, abbiamo fatto adesso da 10 anni una lista civica, in questi 5 anni abbiamo appoggiato Iuri, abbiamo fatto una bellissima esperienza, io metto il contributo della mia voglia, della mia passione, della competenza, come dice Iuri, perché venga rieletto sindaco e si dia una risposta seria a coloro i quali scappano dalle piazze quando dicono che vanno verso la città, invece scappano dalla città e dicono sempre no e non hanno il coraggio di confrontarsi e di trovare, di fare delle proposte serie come io ho la presunzione di dire che ho fatto per tanti anni di consiglio comunale. Fare opposizione è fatica, ma se si ama la propria città si dà un contributo. C'è accanto a me Valentina, a dimostrazione che anche noi guardiamo ai giovani, guardiamo al futuro, e anche la mia lista ha molti giovani, e passo la parola a Valentina. Buonasera. Personalmente sono orgogliosa di far parte di questa coalizione che da 10 anni lavora per la nostra città, ogni giorno spinta da passione e dall'amore per Treviglio. L'impatto del cambiamento del nostro lavoro è evidente, basta vedere Treviglio come si presenta oggi grazie a questa amministrazione guidata da Iuri, che ha saputo interpretare le esigenze locali e le esigenze di ogni cittadino e trovare delle soluzioni concrete ai bisogni di ogni cittadino. Noi promettiamo solo quello che riusciamo a realizzare e tutto quello che abbiamo promesso l'abbiamo fatto. Siamo qui quindi per continuare a migliorare la nostra città. E quindi il 3 e il 4 si va a votare, manca poco,
chiediamo di continuare a darci fiducia e per continuare a intraprendere questo percorso insieme. Grazie. Ma ci spostiamo davanti per una foto finale che è più avanti, proprio davanti. Dovete quasi cadere giù dal palco, così. Ecco, allargatevi bene. È una foto di sintesi del lavoro che abbiamo fatto, della fatica che abbiamo fatto, dello sforzo che abbiamo fatto, dell'impegno che ci abbiamo messo, di quello che ci metteremo. E se c'è anche il sindaco nella foto forse meglio, grazie, se vi allargate un po'. Andate, eccolo qua. Sarebbe carino. Dell'impegno che ci metteremo, delle proposte che abbiamo fatto. Contenti, orgogliosi, sorridenti. Ogni tanto ci togliamo qualche sassolino, ma per noi finisce lì. I rancori, le cattiverie e le accuse personali le lasciamo sempre volentieri agli altri. Lo stile finora pagato, speriamo che paghi anche stavolta, ma io ne sono convinto. Quindi grazie a tutta la squadra, grazie a voi. Venerdì alle 9 ci sarà qualche sorpresa. Visto che ci lasciano tutta la serata, ce la prendiamo tutta, vi faremo divertire. Tornate in questa piazza, perché questa è la piazza della democrazia e non è la piazza di chi si chiude nel centro. No, io una cantatina da poi. E come da tradizione, siamo ancora di più stavolta, finiamo i comizi, chiamiamoli così, con una canzone che ormai dovremmo imparato quasi tutti e che dedichiamo nel sorriso e nello spirito ai nostri avversari, tutti e tre, anche se a me sembra che sia sempre uno solo, e quindi gliela dedichiamo perché io spero che il 4 ottobre, come prima e più di prima, saremo noi ad amministrare. Esatto. Facciamo cantare anche Pinuccia. Come prima, più di prima, ti amerò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, tutti insieme per anche voi, le tue mani fra le mani stringere ancora il mio mondo, tutto il mondo sei per me e a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'averò. Viva Treviglio! E grande Iuri. Adesso la serata continua in musica e poi continueremo anche a vederli. Grande Iuri. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. A nessuno voglio bene come a te. E ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, come prima, più di prima t'amerò. Mi raccomando, votare Iuri.